to you. New whip burning weed in it. It be hard not to speed in it. I ain't gotta lie to you. Talk with a lot of emphasis. Certo, non puoi comportarti così, Timmy. Eccoci qua ragazzi, siamo in questo nuovo video della Mal di Vita da Gangster. Siamo qua nella casa Malibu come sempre. In questo video ragazzi proveremo di nuovo la Nissan GT-R che non usiamo da tantissimo tempo. E poi come potete vedere è pure una bellissima giornata questa. Comunque ragazzi, questa qua è la pre-intro, quindi vi sto anche a dire che succederà qualcosa di molto particolare in questo video. Andiamo avanti. Nissan GT-R nera con i cerchi dorati ragazzi e le pinze gialle, guardate qua che spettacolo di macchina, bellissima no? GTR qua, la sigla, davvero top ragazzi, davvero davvero bella bella bella. Aspettate, ma chi è quello? È Timmy, è lui. Ciao Pan, che ci fai qua Timmy? Sono appena tornato dal Giappone. Ah, così me lo dici? E perché non hai chiamato in questi mesi, oh? Appunto, non prendeva in Giappone, sono stato impegnato a recuperare la bambina qui dietro. No, no, cosa, Timmy? Non sono scuse da dire queste, eh? Lo so, pa. Ma purtroppo in Giappone le cose sono completamente diverse. Ma come stai, diciamo, innanzitutto? Stai bene? Sì, sì, tutto a posto, a parte un po' di problemi con la polizia giapponese, ma non ci stavano dietro. Ah, quindi non ti hanno fermato, allora? No, no, secondo te con questa mi faccio fermare? Cioè, tu non puoi comportarti così, Timmy. Dovevi chiamare. Ma comunque 30 anni. Dovevi scrivere una lettera, anche una lettera, anche, non lo so, un qualsiasi segnale. Perché non sono mai arrivate, probabilmente. Non lo so, però quindi tu non hai saputo niente di quello che è successo in questo periodo. Poi non sai che avrai un fratellino o una sorellina, non lo sai questo. Quindi un altro baby Franklin. Sì, ma non lo sapevi, non sapevi della gravidanza, tutto questo? No, sono abbastanza sconvolto dalla cosa, però fa niente. Ma fa siamo niente. A momenti qua, si partorisce tempo un mese, secondo me. Allora sono andati in tempo, dai. Guardiamo al lato positivo. Ci sono stati un sacco di problemi anche con CJ, capito? Perché cos'è che ha combinato? Hai presente casa tua, quelle macchine che avevi lì, no? La Lamborghini Urus, la Bentley. Ho capito che cosa intendi. Le ha rubate quel maledetto. Quel maledetto? Che gli tiro subito una pallottola in testa? Non lo so perché si sta comportando così, si sta allontanando e non lo so questo perché. Vabbè, comunque io ti posso dare la vendetta che cerchi questa mattina. Fammi indovinare, paghiamo con la stessa moneta. Sì. Perché so quel maledetto adesso dove vive CJ e so anche che c'ha le auto lì. Tanto un secondo che mi metto il punto qua sul computerino, perfetto. Che poi stavo anche provando questa macchina qui, l'ho fatto un po' sistemare, vedi? Ah, sì. Questa sì, qua era tua, ti ricordi, no? Sì, purtroppo. Non mi indovinare il tocco di Luke, perché te non sei tipo da queste cose. No, io lascio fare le cose agli altri, poi mi fanno le sorprese alla fine, credo. No, perché appunto te non ti ho mai visto con delle giapponesi. No, per due volte. No, ce lo sai come la penso io. Ma più di Mercedes, Audi. Sì, Audi, tutte le macchine belle così. Le astronavi, ecco, devono essere così. Esatto, con le lucine sul tetto. Sì, sì, se non sei contento. Guarda quello. Madonna, un idiota. Aspettiamolo, dai, tanto. Okay. Non abbiamo fretta stamattina. No, mai. No. Lo voglio superare qui. Vai. Mamma Tracy come sta? Lei sta bene, diciamo, è uscita poco fa, no? Andrà a fare un po' di acquisti per il bambino, no? Quindi passeggini, giocattolini. Mi sembra di vedere una casa qui sotto. Mi sa che no, è quella. Tu non la ricordi bene, eri piccolo, però è questa. Ah. Ma guarda che coppia che c'è questa macchina, sempre. Luke è bravo a fare sti lavori, non si può dire niente. Ok, siamo arrivati. Ma quante macchine c'ha? Ma qua comunque ci lavora un sacco di gente, no? Anche la servitù, tutte quelle persone, contadini. Perché tanto questa qui non è meglio nasconderla se la conosce, no? Sì, ma non sappiamo neanche dove sta lui. Intanto aspetta, io la metto qui. Ecco, è già meglio, almeno si nota meno, al limite poi la facciamo venire a prendere dai
e Families. Vabbè, se vuoi dare uno sguardo veloce all'interno, ma giusto per vedere nella casa così. Vedo un muso di una macchina dentro casa, non vorrei dire. Ah, non me ne ero accorto, cioè veramente, vediamo. Vediamo. Sì, è una macchina. Oddio, vediamo. Ma CJ, cosa sta... Ma che cazzo? Cioè, noi ovviamente qua possiamo entrare senza problemi. È già aperto, secondo te? Sì, sì. Vediamo. Ah sì, è vero, è aperto. Diciamo il garage, che sicuramente è chiuso. Però qua ovviamente ci conoscono. Ma... Ma è una Bentley. Cioè, e poi Gold Edition. Ma è quella che avevo usato io nella rapina, ho fatto una rapina in gioielleria. Ed era che te l'ha rubata? Sì, forse, perché la mia però non era di questo colore. Era grigia. Aspetta, fammi dire almeno se parte. Se assurdo. Le chiavi ci sono. Parte. No, ma questa mi ricordo che c'aveva l'accensione col bottoncino lì. Forse le chiavi sono proprio lì nel cruscotto. Sì, probabile. Poi vediamo. Non lo so, ci sono delle... Ma è sotto, non lo so, ci vediamo qua sotto. L'ha ristrutturata, vedo. No, cioè, no, ma infatti non era così. Era rimasto che c'aveva la parte sotto delle torture, quelle robe lì. Ma guarda questo che si è fatto qui. Ma poi con quali soldi, vorrei sapere, capito? Ah, sì, appunto, dove li ha recuperati? Fa una roba del genere, costa. No, perché di solito quando fa qualcosa ci avvisa sempre, no? Sto colpendo la posta, sto colpendo la banca, ma ce lo dice. Una piscina vuota, vabbè. E secondo me non ci mette piede da tanto qui. Sì, ma probabile. Ma non lo so. Ma è strano, stranissimo, però. Sì. Ma c'è una porta lì, magari porta al garage. Vediamo. Lo spero. Perché comunque le porte lì sono blindate, capito? Appunto. Ti prego, vediamo. Incrociamo le dita, speriamo. Qua si sale, quindi ti ricordo. Sì. Ma c'è, ci sono. Oddio, sì. Ma cos'è sto coso innanzitutto? È un hammer. Un hammer, l'hai mai visto con questi cerchi? Io no. No, poi soprattutto sono Dodge. Cioè, ma guarda, no, infatti i cerchi della Dodge Charger. Sì, no, della Charge, sì, sì, sì. Oddio, guarda questo, l'hammer. Wow. Questa una no, ma questa era la mia. Pure questa. Sì. Cioè, noi andammo ad aprire un bunker con Luke, no? E c'erano queste macchine qua. Questa, una Mustang, altre, una Bugatti. E questa me l'ha rubata. Ma dai, ecco come era finita. Un Brabus C850. No. Bella. E poi vedi, già è strano, perché il colore dei Bagos, capito? Sì, appunto. Lamborghini STO da corsa. E un G700 parcheggiato non male di più. E infatti l'ha fatto cadere lì qua sotto. Ma tiriamo fuori tutto sempre se si riesce. No, ma qua ci vediamo tutto, sì. E qua bisogna spostare quelle due macchine fuori però. Allora io inizio con l'hammer, ok? Ok. Secondo te riesco a far uscire sto coso da qua? Oddio, io provo con uscito, l'hammer. È uscito. Anche il mio sta uscendo, perfetto. Ah, forse. Guarda questo, con che macchina. Aspetta, adesso riesco magari... Ah, ecco, così è posto. Vediamo, io riesco ad uscire, forse sì. A posto. Cos'è che manca ancora? La Lambo e la Bentley, quella ci pensi tu? Ci provo con la Bentley, vediamo se esce da lì. Non so neanche come ha fatto questo. Allora, le porte qua si aprono, perfetto. La voglio pure distruggere, però io devo spaccare i vetri a questo. Vediamo. Oh, sì. Ah. Sì, ce l'ha fatta. Oddio. Ce l'ha fatta. Vabbè, si è rovinata un pochino. Alla fine gli stiamo facendo un dispetto, capito, quindi. Dobbiamo fare un po' di viaggetti da qua fino alla Malibu, secondo me. Vabbè, facciamolo. Allora, vabbè, con quella, vai. No, la provo. Sì. Poi c'è anche da dire che non sapremo mai se li ha messe lì per questo e c'ha qualche GPS la macchina, no? E vuole capire dove no, è. Non credo, non è così intelligente CJ. Vabbè, CJ no. Ma questa vola, La mia vola. Neanche la mia, era 260. Madonna, ho rischiato un incidente. Lo so.
Da appena tornato vorrei evitarlo. No, okay, poi dopo quello che è successo a Luke, quindi... appunto un altro, anche no. Ok, e vabbè, adesso faccio dare un passaggio e andiamo lì. Siamo arrivati. Vai, tu quale prendi? Boh, non lo so, sincero, prendo la Lambo. Vai, io prendo il Mercedes qui. Vai, ti seguo. Oh, è veloce pure questo. Anche se è pesante. Immagino, io sono a 170 in seconda. No, no, io non accelero perché sennò... Ma poi le biciclette che ci sono sul tetto, cosa facciamo? No, le teniamo per bellezza qua sopra, alla fine. Sono anche veicoli che ci possono servire per il viaggio di Natale, capito? Che vogliamo fare. Ma infatti. Tu ci verrai o non te la senti? Sì, no, vengo. Io non sto con la mia famiglia da tanto, giusto? Capito. Oppure, secondo me tu vuoi stare a Natale perché poi sappiamo che ti facciamo il regalo, lo so già questo. No. Ah. Non è quello. Vabbè, giustamente Tracy comunque ha bisogno comunque di entrambi vicino adesso. Comunque alla fine sono suo figlio ormai. Lo so, ma diciamo alla fine vi portate pochi anni di differenza, se ci pensi. Ma anche quello è vero, saranno forse neanche 10 anni di differenza, però... quindi potrebbe succedere qualcosa? Non credo, cioè non voglio essere ammazzato da mio padre, vorrei evitare, ecco. Ok, ci sono quasi. Ma tu sei già arrivato? Sì, sono appena arrivato. Ok. Mi è entrata la macchina, però fa niente, la sistemo dopo. No, non te l'ho presa, quindi. Ok. Andiamo. Madonna. Io prendo l'Hammer. Va bene, poi veniamo a prendere la GTR e poi è a posto. Va tutto a posto con quell'Hammer con le ruote strettissime, No, non è tutto a posto. Aspetta, fammi vedere. Lo vuoi guidare tu? No, ti voglio guardare da dietro, vai. E allora devo fare un curvone. Che... Oddio! Si alza e basta, forse è fatto così per... Oh! Oddio! Tutto a posto? Vai attraverso un albero! Non ce la faccio a guidarla, lo vuoi guidare tu? Tranquillo, pa, sono contento con questa, io sincero. È duro. Se vuoi lanciare nel fiume, non credo serva tanto quella. Se vuoi ti la lanci nel fiume, torniamo indietro e prendiamo la GTR. No, vai, andiamo con questa. Oddio. Ma pure CJ, ma che cazzo di macchine compra? Che ti rivalti sul dritto. Ma guarda che cerchi di fa, soprattutto, dai. Mi vedi? Ti sento più che ti vedo. Okay. Ma sfasciamo pure casa, dai. A posto, la lascio qui, tanto la dobbiamo buttare questa. Appunto, dai, chiamiamo un altro taxi ancora. Per la GTR, giusto? Per la GTR, sì. Ecco, già presa la macchina, andiamo. Vai, guida, prima che arriva. Mi chiama tutte queste... Ma cazzo ci ha combinato Luke su ste macchine? Ma è un folle, te l'ho detto. Cioè, amava sempre spingersi al massimo, ecco. Un po' come te, in sostanza. Sì, però non nelle modifiche, no. In altro sì. Sì, no, nel senso, comunque con le macchine veloci anche tu non scherzi. Ah, vabbè, ma noi ci possiamo vantare sempre. Bugatti, lo sai, no? Quindi Lamborghini. Questa va più veloce di una Bugatti, ho questa impressione. Dai, siamo quasi arrivati, guardiamo al lato positivo. Sì, dai, almeno abbiamo fatto la nostra prima vendetta con CJ, poi se lui... No... Ma Aida che è. Poi se lui, dicevo, se abbiamo fatto la nostra prima vendetta con CJ, poi se lui esagera, esageriamo anche noi, capito? Esatto. Non... Se deve morire qualcuno, CJ è un folle, ricordiamocelo. Esatto. E cerchiamo di tenere al sicuro Tracy prima che prendi di mira lei. Probabile. Non so se abbia, ma non credo che sia così cattivo. Poi non lo so. Oddio, quanta gente ha ammazzato giusto per... Tanti, anche più di me.
Ecco, ricordiamoci questo. Ed ecco le macchine. Anche se CGI. Quindi, ricapitolando, G700 con su delle biciclette verde. Sì. Una C63 Brabus con i colori dei Vagos. La macchina della polizia che ti ha ciulato. Che è una Pagani? No, è una Koenigsegg. Ah, una Koenigsegg, giusto. Una Lamborghini STO da corsa e un'altra Bentley che ti ha ciulato. Vedi. E quell'Hammer che non... Vabbè, dai. Ma cosa sono queste livree? Ma tu le vedi? Sì, è una bandiera. Sarà qualcosa di bannabile? No. Ah, ok. La bandiera della nazione credo sia del Canada. Ah, va bene. No, non è del Canada. Sarà Svizzera, non lo so. È una bandiera. Basta. Vaffanculo. Porta rispetto. Vabbè, ragazzi, dai. Credo sì, il video finire possa qua, finire qui. Ringrazio te anche per la partecipazione e il coinvolgimento nella serie. Speriamo il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Bella.